La Morra, voglio partire con. Morra ovviamente replicherà quello che ritiene opportuno, però vorrei partire da un dato, Morra, cioè voi siete il primo partito dell'isola e questo diciamo è un dato inoppugnabile. Avete raddoppiato, forse più quasi raddoppiato, i consensi del 2012. Quello che voglio chiederle è, perché molti osservatori l'hanno fatto notare, non siete riusciti a mobilitare tutta quella parte di elettori che è rimasta a casa o ha preferito non votare, cioè speravate di poterlo fare e questa è un po' una delusione, oltre a non aver conquistato, diciamo, il governatore. Pancani, io la ringrazio per la domanda, ma io penso che obiettivamente noi abbiamo dato il massimo. Certamente, come in tutte le cose umane, si poteva ottenere un risultato migliore, ma noi non siamo affatto perfetti, noi lo riconosciamo. Siamo però capaci di far rispettare le regole. Quando pertanto scopriamo che qualcuno al nostro interno dimentica di aver avuto un problemino, immediatamente lo poniamo fuori, a differenza di altri che fanno la campagna elettorale con qualcuno che, se non ricordo male, era agli arresti domiciliari, giusto per fare dei distinguo con Gabriella Mi sembra Giammanco. anche il Poi vostro sindaco Patrizio Chigo appunto abbia la avuto dei disgiuntività, problemi, ma ma anche i loro io non ho interrotto le Pancani, se poi facciamo dobbiamo dopo, fare possiamo pollaio fare un non ci sono ragionamento. Noi problemi. facciamo politica come la Aspetti, facciamo Giammanco, voi, siete appunto io sto però, la facendo un prego, ragionamento facciamo senza sentire, aver facciamo interrotto chi mi ha l'elenco tutti quelli preceduto. che di ma voi hanno adesso non facciamo problemi. elenchi, non ci Poi interessano gli ricordo elenchi alla deputata adesso. Sì. Giammanco che in Sicilia, come in tante altre parti del nostro paese, vige sempre il tutti contro uno. L'uno è chiaramente il Movimento 5 Stelle, il tutto è quella cosiddetta accozzaglio, se vuole uso un termine più elegante, un coacervo per cui si spaccia come nuovo, come discontinuità, un plotone che al suo interno annovera o 12 o 14 consiglieri che hanno governato la Sicilia con Crocetta e che poi non trova nulla di strano nell'essere presentati con le liste che supporta Voi Musumeci, avete a appoggiato dimostrazione del fatto Giammanco, che ma poi facciamo finire un il vecchio ragionamento, la prego. governatore, io non ho interrotto, il Sì, vecchio prego. governatore che se non ricordo male è stato europarlamentare con Rifondazione Comunista, era pur sempre la scelta preferita da persone che poi hanno avuto la capacità di assecondare la Come richiesta di un rifondazione? ex No, esponente abbiamo del Movimento Sociale scusi, Italiano, non a con dimostrazione del rifondazione, fatto che professore. in Italia c'è questa PD. particolare capacità di essere trasversali, come è stata dimostrata nella provincia di Messina, ove Musumeci ha stravinto, perché, da quello che hanno sostenuto tutti i commentatori, avrebbe presentato un candidato fortissimo, esattamente il figlio del deputato Franco Antonio Genovese, che ha avuto qualche problemino a livello giudiziario e che mi pare sia stato condannato, seppur in primo grado, per una vicenda, insomma, di abuso di fondi per la formazione professionale regionale, pochi milioni di euro che vuole che sia. Però, con il sistema delle preferenze che hanno premiato incredibilmente appunto il figlio del deputato Genovese, in Sicilia, mettendo su liste ad infinitum, si riesce a frenare l'avanzata di una forza popolare che ha certamente limiti, che ha certamente difetti, ma che rappresenta agli occhi di tanti l'unica alternativa. Poi Senta, voglio ricordare Morra. che relativamente all'astensionismo, e siamo tutti degli sconfitti, l'astensionismo è aumentato dello 0,7% Sì. rispetto al 2012. Ci sono stati altri scenari, anche in altre competizioni amministrative recenti, in cui l'astensionismo in pratica è raddoppiato. Penso ad esempio alle regionali del novembre Sì. 2014. In Emilia-Romagna, ove a votare è andato circa il 35% degli aventi diritto al voto. Noi, bene o male, in Sicilia, che non aveva questa straordinaria tradizione di partecipazione al momento elettorale, siamo riusciti con il nostro apporto a frenare il dato dell'astensione al Senta Morra, 52 errati, al 53 errati. Il che è grave, che si sappia, che si posso chiarisca, chiederle però
non è allucinante come è avvenuto altrove. Prego. No, volevo chiederle una cosa. Fino all'altro giorno la battaglia politica, la contrapposizione politica veemente, no, forte, era con il Partito Democratico di Renzi. Da dopo il voto in Sicilia, i duellanti siete voi e il centrodestra, come ha detto anche Silvio Berlusconi? Pancani, a mio avviso i duellanti siamo noi e tutti gli altri, perché tutti gli altri tranquillamente prendono ora dall'uno, ora dall'altro ciò che gli serve per poter ottenere consensi. Torno a ripetere, con le liste di Musumeci si presentavano o 12 o 14, adesso non ricordo bene, consiglieri hanno supportato la maggioranza di Crocetta, a dimostrazione del fatto che per loro non è un problema di identità valoriale, di convinzioni ideali, è un problema di voti. Allora, tutti per contro... cui tutto si decide in funzione delle alleanze. Io ho sempre detto che il nostro vero obiettivo è la partitocrazia, quella stessa partitocrazia che eleva per esempio Angelino Alfano al leader incontrastato, quando poi alla giornata del 6 novembre ci si rende conto di questo signore, pur essendo ferite, un ministro importante. È inutile infierire su Alternativa Popolare, Domandiamoci perché il centrosinistra, perché il cosiddetto centrosinistra è stato dilaniato immediatamente dopo le elezioni dalle polemiche per la mancata candidatura di Grasso. Adesso appunto perché Fiano, non si è voluto ammettere che presentando qualcuno avvertito molto molto debole, di fatto si è indotto l'elettorato cosiddetto non desideroso del cambiamento di cercare in altre situazioni magari la preferenza da dare, per cui il messaggio è stato chiaro: dall'una e dall'altra parte bisogna penalizzare il Movimento 5 Stelle. Allora, chiarissimo. Morra, resti con noi altri 5 minuti, così c'è altri 5 Morra, minuti. Morra, se resti facciamo una coalizione. 4 minuti, quindi di più non posso fare. Ho la pubblicità, purtroppo, quella lo sa, è imprescindibile, pubblicità. Lo so, poi subito dopo andare, quindi se vuole sono qua, se no poi devo scappare. Mi dice una ragione. Se mi risponde in un minuto, però un minuto soltanto, Morra, così poi la libero per i suoi anche impegni. Anche meno. Allora, il vostro candidato premier Di Maio tempo fa disse: la vittoria in Sicilia sarà il booster, l'acceleratore per poi vincere, prenderci legittimamente il governo del paese. Siete arrivati secondi, e la strada si fa più in salita anche per voi, o no? Allora, noi non siamo arrivati secondi, noi siamo diventati il primo soggetto politico in Sicilia, probabilmente lo siamo in tante altre parti della nazione, forse nella stessa nazione. Il vero problema è che non si vince soltanto elettoralmente, si vince operando una rivoluzione culturale, e per far questa ci vuole del tempo. Noi poco alla volta stiamo lavorando, poi saranno i cittadini italiani a decretare se i tempi della nostra azione siano effettivamente coerenti con il desiderio di cambiamento. Cambiare non è facile, ma ci stiamo provando tutti. In Sicilia siamo stati anche in zone molto, diciamo così, interne della stessa regione, e abbiamo notato che con attenzione i nostri discorsi e i nostri esempi venivano apprezzati. Sì. Adesso è un problema soltanto nostro. Se riusciremo, per esempio, a restituire fiducia agli italiani che non guardano più alla politica con attenzione perché hanno perso speranza, benissimo, noi potremo tornare ad essere veramente quel sogno che permetta a tanti di riavvicinarsi alle istituzioni. Sì, mi dice l'ultima cosa. Senza ragionare di alleanze. L'ultima cosa. Le alleanze le facciamo con i cittadini. Certo, prego. Questo sta chiaro. Ha fatto bene dal suo punto di vista Di Maio a sfilarsi dal duello che lui stesso aveva lanciato a Renzi, che si sarebbe dovuto tenere stasera per chi si fosse perso il passaggio proprio sulla 7 da Floris. Peraltro ci sarà il segretario del PD Renzi. Guardi, le rispondo con una domanda: ha fatto bene Renzi ad andare pur venendo snobbato da Di Maio?
a questo punto, cioè, mi domando se la politica debba essere talk televisivi oppure realizzazioni di proposte che vadano a risolvere i problemi cittadini. Lo dica Di Maio, è lui che l'ha proposto. Sì, indubbiamente, però poi è successo qualcosa all'interno della vostra coalizione per cui adesso pare che al vostro interno ci possa essere qualche problemino. Per cui noi abbiamo certamente tanto da fare e il nostro primo obiettivo è convincere i cittadini, Renzi o non Renzi, Berlusconi o non Berlusconi. Allora io ringrazio il senatore Morra, pubblicità subito. Arrivederci.